Sedizioni, siete l'ascolto di Sedizioni, Gianluigi Trevisi, Sedizioni. Abbastanza inconsueta. Quella che avete ascoltato e molti l'avranno riconosciuta perché è nella mente e nell'orecchio un po' di tutti.
Dimentico sempre di dire che io sono Gianluigi Trevisi, questa è Sedizioni, è una trasmissione che va on air, come si usa dire, su RKO, cioè Radio Kismet Opera. Abbiamo iniziato con le musiche che accompagnano il commissario Montalbano, un lavoro di un musicista che io stimo moltissimo, si chiama Franco Piersanti, un grande musicista, un grande compositore italiano. Lui ha fatto più di 100 colonne sonore, è nato a Roma nel 1952 ed ha lavorato con tantissimi registi, per capirci con Bertolucci, con Olmi, con Lizzani, Faenza, Amelio, Lucchetti, Virzì, Sironi e il regista purtroppo scomparso da poco del commissario Montalbano, e fondamentalmente è stato compagno d'avventura di Nanni Moretti, per lui ha fatto tantissime colonne sonore. C'è da dire che l'ultimissima colonna sonora è Tre Piani, il film di Nanni Moretti che doveva essere presentato a Cannes, che purtroppo non... insomma, causa il coronavirus non è stata fatta la manifestazione, il Festival di Cannes è stato rimandato al 2021, quindi il film di Nanni Moretti non è uscito e queste musiche sono rimaste in saccoccia. È molto particolare il lavoro di Franco Piersanti, è un lavoro veramente molto interessante, perché è riuscito tra i pochi compositori per il cinema italiano, tra i pochi autori di colonne sonore per il cinema italiano, è riuscito a tenere dentro la grande tradizione con forti elementi contemporanei, con forti elementi innovativi. C'è sempre un occhio molto attento a quello che è il linguaggio contemporaneo della musica, e tutto ciò è dovuto alla sua grossa preparazione, al fatto che abbia lavorato tanto per il cinema, ma anche è dovuto a un punto di vista molto, ma molto, una focale molto particolare. Quindi un lavoro molto interessante, non ha i grossi riconoscimenti dei grandi compositori, ma perché il nostro è un paese che ha un rapporto molto strano con la musica per il cinema. Abbiamo dei grandi che vengono osannati da un po' di tempo, penso a Morricone, penso anche a Piovani, e un grandissimo musicista come Piersanti forse è diciamo così tenuto in secondo piano, ma io ritengo che sia all'altezza di questi altri due che ho citato, anzi in alcuni casi la sua capacità va ben oltre. È un po' quello che ha fatto Morricone nel nostro cinema, è stato capace di tenere dentro la grande lezione classica e riuscire ad apportare elementi innovativi, questo specialmente agli inizi della sua carriera. Piersanti, vi ripeto, se inizio a leggere tutte le pellicole che lui ha musicato, sono più di 100, per cui tante cose, la Comencini. Una cosa molto interessante che voglio proporvi, almeno una parte, è il lavoro che ha fatto per Corto Maltese, l'adattamento che è stato fatto dalle tavole di Ugo Pratt un po' di anni fa in Rai. Un lavoro che è stato dimenticato, che invece fu curato molto bene ed ebbe purtroppo scarso riscontro, perché fu piazzato in tardissima notte, in tardissima serata, quasi a mezzanotte, e invece doveva essere un prodotto lanciato in maniera molto, ma molto più consona e molto più diciamo così connessa a quello che doveva essere il pubblico, che era un pubblico certo di gente di una certa età, ma che poteva, il linguaggio dell'animazione ovviamente poteva consentire a questo lavoro di rivolgersi anche ad un pubblico di adolescenti, non dimenticando che le tavole di Corto Maltese sono di una raffinatezza, sono il grande romanzo di questo personaggio, che fra l'altro annovera diversi tentativi di realizzazione cinematografica, purtroppo non realizzati, anche questo, uno degli ultimi, questo di Pascal Morelli, un regista francese, e purtroppo non ha ottenuto tutto quello che invece meritava.
Piersanti è un grande compositore, ha un palmarès straordinario alle spalle, insomma, ha ricevuto premi in lungo e largo, non solo in Italia, tanti David Donatello, ha vinto il premio Quineo, ha vinto la Grolla d'Oro, ha vinto un premio in Francia proprio per le musiche di Corto Maltese, ha vinto un premio importante anche lì, e quest'anno, come dicevo, avrebbe portato, avrebbe accompagnato l'ultimo film di Nanni Moretti, e da quello che ho potuto sentire ci troviamo di fronte ad un vero e proprio capolavoro. Ultimamente ho visto un film che forse non ha avuto il riscontro che doveva avere, Momenti di trascurabile felicità, il film tratto dal romanzo di Piccolo, per la regia di Daniele Lucchetti, un film interpretato da Piff, dolcissimo, tenerissimo, dove le musiche sono un contrappunto straordinario, secondo me, veramente di altissimo livello. Ripercorre, insomma, quella che è la poetica e il core business del lavoro di Franco Piersanti, che voglio ricordare è stato assistente del grande Nino Rota, e noi come Ten Zones abbiamo voluto coinvolgerlo anche in questo nascente premio Rota. Si è esibito l'8 settembre a Torramare proprio nella direzione delle musiche del commissario Montalbano, che sono straordinarie. Quello che abbiamo sentito è il pezzo più famoso, ma ad ascoltarle con attenzione ci si rende conto di trovarsi di fronte a un delicatissimo ma interessantissimo lavoro che ha cucito intorno al personaggio creato dalla penna di Camilleri e a Zingaretti, che degnamente esalta questo straordinario personaggio che oramai è nell'immaginario collettivo di tutti gli italiani, Io non credo che ci siano italiani che non abbiano avuto l'opportunità di vedere almeno una volta un episodio del commissario Montalbano. E ha cucito qualcosa che poteva essere scontato, banale, e invece è riuscito ad apportare elementi di innovazione, quindi a tenere alto il significato della musica in questo contesto che, se vogliamo, è ben delimitato, perché la Sicilia, il personaggio, la polizia, il noir, il rapporto con il genere poliziesco potevano incastrare in un angolo abbastanza definito, e invece Franco Piersanti si è presa la libertà di cucire un'opera totalmente valida dal punto di vista proprio della composizione, quindi un'opera che potrebbe vivere da sola e che ha delle caratteristiche, come dicevo, molto interessanti, che riescono a, come dei personaggi che all'improvviso esplodono dal buio, è riuscito proprio a identificare uno spazio che è importante per la musica, ma che riesce a sottolineare in maniera molto molto profonda anche l'azione e anche il significato che c'è dietro, che è molto letterario, c'è dietro a tutto quello che è il racconto di Montalbano, che c'è dietro a tutte le cose scritte da Camilleri per questo personaggio e per la sua Sicilia. Nulla di didascalico, ma ampiamente forte nel dare un ulteriore connotato a quello che viene raccontato. Ascoltiamoci adesso, e poi passiamo oltre, ascoltiamoci una delle cose che Franco Piersanti ha scritto per Corto Maltese. Se avete tempo potete andarvelo a cercare, fra l'altro sarà su Sky, penso a ripetizione nei prossimi giorni. Momenti di trascurabile felicità, questo film di Daniele Lucchetti tratto dal romanzo di Piccolo, è una vera chicca, oltre che per la musica che anche lì è molto importante. Quindi andatevelo a cercare, perché è un episodio abbastanza unico nel cinema italiano recente. Questo invece è un pezzo tratto dalla colonna sonora del film d'animazione Corto Maltese.
Ebbene andrò lontano. È un'aria estrapolata da un'opera, La Vallée. In questo caso è cantata dalla grande Maria Callas. Perché questo pezzo così all'improvviso? Insomma, è uno dei presupposti di questa mia trasmissione, sedizione, quella di non avere una barra fissa, ma di cercare di avere spunti che provengano da cose molto differenti. Rimaniamo in ambito cinematografico, perché è da diverse settimane che io mi sto occupando del rapporto tra musica e cinema, tirando fuori un po' prodotti nascosti, o meglio, cose che non sono così affermate, diciamo, ma che sono molto importanti per capire qual è stata l'evoluzione di questo linguaggio, che ha reso questa musica che sino a metà degli anni 80, sino agli anni 90 addirittura, era non degna di essere nell'Olimpo della grande musica, sebbene insomma i grandi compositori siano veramente tanti. Basti guardare insomma a che cosa c'è in giro e come queste cose siano diventate così importanti, come la musica per il cinema sia diventata trainante per tanto cinema, ma poi importante anche dal punto di vista compositivo. Allora, questa è La Vallée, è un'aria che compare in tantissimi film. Cuore Sacro, Andrea Guerra l'ha infilata nella colonna sonora di Cuore Sacro, ma c'è addirittura un film del 1981 che si chiama Diva, che ruota proprio intorno ad un'esecuzione di quest'aria, un'esecuzione molto particolare sulla quale tutta la trama si snoda. È un'interpretazione che viene registrata da un giovane che poi sarà inseguito per tutto il film, perché renda questa registrazione fatta in maniera non del tutto amatoriale, ma importante, tale da poter essere poi pubblicata. E quindi intorno a questa esecuzione c'è un film di un regista, secondo me, straordinario, un regista che ha avuto momenti di grandissimo successo e è anche un produttore. Parliamo di Benet, un regista che in quegli anni abbiamo apprezzato molto perché ha dato una svolta al cinema francese. Dopo Diva e Lo specchio del desiderio, Diva è dell'81, Lo specchio del desiderio 83, lui raggiunge un grandissimo successo con un film che si chiama Betty Blue, un film che personalmente ho amato tantissimo, un film che in Italia ha avuto questo titolo Betty Blue, ma il vero titolo è 37 le matin, 37 le matin, 37 degrés au matin, e la temperatura vaginale di Betty Blue, che è una delle due protagoniste del film, ed è la temperatura vaginale che consente di rimanere incinta, insomma, per capirci. Il film ruota intorno a questa personalità molto particolare. Betty è una giovane affascinante, infatti Beatrice Dalle, che la interpreta, destò scalpore per la sua bellezza, per questi suoi occhi pazzeschi, e ci innamorammo tutti di Beatrice Dalle in occasione di questo film. Incontra Zorg, un giovane scrittore dalle grandi ambizioni, e tutto accade in questo villaggio balneare dove Zorg svolge il suo vero lavoro. Una vita tranquilla, lui lavora duramente, ma l'ambizione è quella di diventare un grande scrittore. Betty si maltratta psicologicamente perché vorrebbe riuscire a soddisfare le ambizioni di quest'uomo di cui si è innamorato. Però il film poi racconta tutto il trasporto, ma rimane anche al centro poi della pellicola l'inadeguatezza di Betty per la vita, una depressione di quelle devastanti, è una delle prime apparizioni della depressione nel cinema. Il cinema francese di quegli anni inizia a guardare Le Mauvais Oeil di Carax, inizia a guardare un po' ai disturbi, ma i disturbi che magari nel cinema italiano
erano stati osservati in maniera acuta e molto attenta da Antonioni. Qui i disturbi sembrano essere patologici, ma non lo sono. È la difficoltà di vivere, è l'ansia di vivere che la nostra società in quegli anni così difficili, dove il disimpegno prendeva piede e dove tutte le grandi speranze erano state consumate e bruciate in un incendio che non aveva lasciato scampo, e c'è questo rapporto difficile, una mancanza di gravidanza alla fine, perché appunto transe de degré au matin sta a significare questo, porteranno la giovane protagonista a dissolversi, a diventare catatonica, e Zorg alla fine farà questa scelta molto difficile, ma dura e sospinta dal grande amore, di ucciderla, di impedirle di soffrire, di portare sino alla fine questa sua devastante insensatezza, si direbbe con un termine brasiliano, con questa sua difficoltà di vivere. Ascoltiamoci un pezzo tratto da una straordinaria colonna sonora. Io ho amato tantissimo questo compositore libanese che si chiama Gabriel Jared. Fa una colonna sonora meravigliosa che ha dolcezza ma anche capacità di inserire elementi molto, molto attuali all'epoca. Noi ci andiamo a sentire proprio eseguita da lui il tema principale, Le Vent, eseguita al pianoforte. Un capolavoro. Io andai subito a comprarmi il long play appena uscito dal cinema, non lo trovai subito, lo ordinai e mi arrivò dopo un po', e ha avuto molto successo Jared, lui libanese ma trapiantato in Francia. Dopo Betty Blue fece la colonna sonora di altri film, Camille Claudel, Les Avors du Palais, che in Italia è stato tradotto nel 2012 con La cuoca del presidente. Ha iniziato a lavorare anche negli Stati Uniti e ha vinto un grande Oscar per Il paziente inglese. Jared è il compositore delle musiche del paziente inglese. Ha avuto anche una bellissima nomination per un altro film dove la musica è bellissima, è Il talento di Mr. Ripley, e poi per Il ritorno a Cold Mountain. Ci troviamo di fronte a un grandissimo musicista, delle mani straordinarie. Ascoltiamoci questo Le Vent tratto da Betty Blue.
secondo me, Le Vent, tratto dalla colonna sonora di Betty Blue, il film di Benet, nel 1986. Un film che, come vi dicevo, apriva, come un po' tutto il cinema francese di quegli anni, uno scorcio, uno squarcio su argomenti che non sono mai entrati direttamente nel racconto cinematografico. I francesi hanno avuto questo merito in quegli anni, come dicevo prima, con Carrazz, con Benet, di creare un cinema agile, molto vicino anche alle nuove generazioni, e anche col supporto musicale di straordinario valore, come in questo caso, come nel caso di Gabriel Jared. E il tutto, ma anche Carrazz è stato molto bravo nel tenere insieme gli elementi pop della cultura di quegli anni con racconti molto interessanti, con un cinema molto interessante che trattava temi forti. Le Mauvaises è una di queste storie, Les Amants du Pont Neuf. Troviamo in quegli anni un cinema che si affaccia alle nuove generazioni con tematiche molto più vicine a loro, un cinema poco romanzato, molto legato a linguaggi nuovi e quindi capace di lasciare il segno. La musica fu anche molto importante, ha rivelato tanti attori. Vi parlavo prima di Beatrice Dai, che è la protagonista di Betty Blue, un'interpretazione profonda, molto sentita, e tutto ciò ha reso possibile un'apertura di credito verso il cinema francese e un allargamento dell'orizzonte, del gusto, che anche in Italia ha avuto, insomma, Moretti è figlio un po' di questa filosofia, anche se con un tratto e con una poetica, un tratto proprio registico completamente diverso, meno agile, più legato alla tradizione italiana, un racconto fatto più che per immagini, per concetti. Il cinema di Moretti è un cinema per certi versi concettuale. E niente, vi voglio lasciare adesso un piccolo gioiellino. È un lavoro di qualche tempo fa, di 3 o 4 anni fa, fatto da Andrea Senatore, che è un producer siciliano, e Giovanni Solliman, violoncello e elettronica. Un lavoro passato in sordina, perché appunto spesso non ci accorgiamo, non cerchiamo, andiamo a cercare nel giardino del vicino le cose belle, nel nostro non guardiamo. E questo pezzo, Chaos, è un pezzo secondo me delizioso, che mette fuori le enormi possibilità che ci sono. Il violoncello è quasi riconoscibile, ma c'è sotto, ve lo posso garantire, perché Giovanni ha la capacità di trasformare il violoncello in una voce in alcuni momenti, in qualcosa di antico e in qualcosa di elettronico in altri momenti. Questo pezzo si chiama Chaos, Senatore Solliman. We'll be right back.
Quello che abbiamo ascoltato era Andrea Senatore con Giovanni Sollima. La musica che state sentendo in sottofondo è un pezzo molto bello, secondo me, si chiama Walking in the Abstract Labyrinth e l'autore è Davide Viterbo, un violoncellista, violinista, un polistrumentista, oltre straordinario tecnico del suono, un grande intellettuale del suono, ecco perché tecnico del suono mi suona come, parlando di Davide, una persona che conosco molto bene, come una, come un minus, come qualcosa che non gli rende giustizia. Perché vi parlo di lui? Voglio, fra un po' lo sentiremo perché lo chiameremo per intervistarlo. Si è svolta la settimana scorsa a Roma un'installazione all'interno del parco archeologico del Colosseo, l'installazione di un'opera di un artista pugliese, forse l'artista pugliese più conosciuto al mondo, Francesco Arena. È stato piazzato in questo parco un anello di bronzo giallo, spesso 20 centimetri, alto 50, è molto grande, è enorme, 4 metri e 10 il diametro, esternamente opaco e all'interno, lucidato a specchio, con incisa una frase. La stessa pietra in inglese, "The very stone on kicks with one boot will outlaw Shakespeare." La stessa pietra che calci con lo stivale sopravviverà a Shakespeare. Francesco Arena è uno straordinario artista che richiama il concettuale, è andato ben oltre lui, ma le sue opere sono in molti musei sparsi per il mondo, dal Brasile a Madrid. Ha partecipato alla Biennale, ha partecipato a tantissime importanti mostre. La frase è tratta da To the Lighthouse di Virginia Woolf. In altre parole, il concettuale cos'è? È stato un movimento molto importante che in Italia ha avuto dei grandi esponenti. Oggi uno dei più importanti esponenti italiani e forse mondiali è questo nostro concittadino, Francesco Arena. Cosa significa quest'opera? Perché il concettuale prevede non una spiegazione, ma un impianto che, come dice la parola, richiama ad un concetto. Anni fa, sono molto amico di Francesco Arena da tanto tempo, ma un po' di anni fa a Fest, questa mostra che si tiene a Monopoli in estate, se non sbaglio 3 anni fa, ho visto una sua opera che mi ha veramente commosso. Era una scala in ferro posta al centro di una sala che rappresentava e riportava, con le misure che riportava, rappresentava l'esatta distanza che Pinelli, l'anarchico buttato giù dalla questura di Milano, rappresentava, come dicevo, l'identico percorso, la misurazione di quel percorso fatto da Pinelli quando, volando da quella finestra, è sbattuto a terra morendo, una delle vittime innocenti della strategia della tensione. E Francesco, con questa scala che riportava esattamente al millimetro quella distanza, richiamava evidentemente al dolore, alla disperazione di un gesto così violento che è stato per anni richiamato da migliaia di manifestazioni. Richiamava il concetto, la violenza, la sopraffazione, richiamava quel periodo storico. E questo è il concettuale, un simbolo che richiama qualcosa. La frase che è scolpita all'interno di questo grande anello, che proviene da un testo di Virginia Woolf, sintetizza meravigliosamente il rapporto delle cose con il passare del tempo. Le cose ci sopravvivono. Borges diceva: noi esistiamo fino a quando è vivo l'ultima persona che abbiamo conosciuto. Le cose vanno ben oltre. Le cose sopravvivono a tutti, e questo è quello, quando
Virginia Woolf dice che la stessa pietra che calci con lo stivale sopravviverà persino a Shakespeare, dice un fatto che è importantissimo, che ci dovrebbe mettere in connessione col tempo attraverso strumenti diversi da quelli che usiamo oggi. Quest'opera, voluta dalla Sovrintendenza delle Belle Arti, dal MIBAT, è un'opera che rimarrà lì per sempre. Essa stessa è rappresentazione di un concetto e la sua immanenza in questo luogo rappresenta essa stessa il concetto. L'opera ha al centro una pietra, che sarebbe la pietra, insomma, che richiama la cosa che potremmo prendere a calci. E comunque ci spiega quest'opera, o ci lascia intendere, o ci richiama al passaggio del tempo e al passaggio della nostra vita, che in fondo è un breve passo rispetto a tutto ciò che procede. Dovremmo tutti, specialmente in un periodo così complicato, iniziare a ragionare sull'immanenza delle cose, l'immanenza del pianeta e il passaggio così rapido e stupidino di quello che siamo noi. Questa riflessione dovrebbe aiutarci a guardare le cose in maniera diversa. Io vi mando un pezzo di Davide Viterbo, ve lo spiegherà lui in questo piccolo racconto che ci farà, in questa piccola riflessione. È entrato in quest'opera con Francesca Orena, ha iniziato una bella collaborazione già con un'altra installazione presente nel Castello di Rivoli in Piemonte in questo momento. È un'altra bella opera che richiama al concettuale in maniera così vivace, così intelligente. Io non trovo altre definizioni, perché è bellissimo trovarsi di fronte ad un'opera che poi ti porti a casa dentro, perché il concetto che rappresenta, il simbolo che diviene, è un fatto che poi si scolpisce dentro di te. E Davide è entrato in quest'opera perché loro due vivono un po' fuori dal caos della città, sono abbastanza appartati, e hanno coniugato i termini di quest'opera in una vera collaborazione. Davide è entrato in quest'opera e al momento dell'installazione lui ha seguito i brani che aveva scritto per questo lavoro. È stata una cosa molto particolare, perché spostare un monumento di questo tipo è complicato, e comunque, insomma, Roma rappresenta per antonomasia il segno del tempo. Quindi quest'opera, che rimarrà lì per sempre, quindi se sarete a Roma potrete andarla a vedere, è una rappresentazione del tempo, dello scorrere del tempo, dell'immanenza e dello scarso significato che hanno le cose, che alla fine ci sopravvivono, ma ci fanno capire che poi chi veramente ha uno scarso significato siamo noi. Dovremmo sentirci un po' più connessi a tutto il resto. Vi mando un pezzo di Davide, molto bello, a me piace molto. È un pezzo di qualche anno fa, si chiama Bowman, l'arciere. Davide è un grandissimo musicista, molte volte mi capita di rimproverarlo perché le sue potenzialità non sono espresse così come meriterebbero. Come dicevo prima, l'erba del giardino è sempre più buona. Noi qui abbiamo dei musicisti, io in continuazione ne scopro tanti, che hanno quella combinazione ardita che gli consente di guardare ai suoni anche quelli più nascosti in maniera con grande coraggio. Ecco, la parola che mi sembra giusta da usare, con grande coraggio. Bowman. E dopo ci sentiamo con Davide.
Ed ecco, al telefono abbiamo Davide Viterbo. Vi ho appena raccontato di lui ed abbiamo appena sentito il suo pezzo. E Davide, ho un po' accennato a questa installazione, al suo significato, alla frase di Virginia Woolf, e ho anche accennato a quello che è stato il tuo rapporto con Francesco Arena. Tu sei entrato nell'opera, però meglio di me puoi raccontare tu che cosa è stato questo rapporto che avete messo in piedi e alla fine quest'opera, perché in quest'opera c'è appieno la tua musica. Sì, insomma, adesso non so se questa trasmissione sarà ascoltata di giorno o di sera, intanto comunque buongiorno a chi ci sta ascoltando. Francesco Arena mi ha invitato inizialmente a comporre della musica che potesse legarsi a questo documentario che potrà essere presentato all'Istituto Italiano di Barcellona, che è appunto questo documentario che racconterà la realizzazione e l'installazione della sua opera, di questa opera di Gianluigi, penso che abbia già parlato, appunto, dell'Anello, questa iscrizione straordinaria, una citazione di Virginia Woolf, che è stato, insomma, il punto di partenza anche e soprattutto per quella penetrazione in questi due mondi, in questo travaso di energie, il mondo dell'arte concettuale e della musica che io avrei dovuto produrre. Perché questa frase mi ha particolarmente stimolato, essendo appunto una frase che ci fa capire come l'esistenza dell'uomo sia un frammento minuscolo rispetto all'esistenza delle cose del mondo. E quindi sono partito alla ricerca di quelle risonanze, di quelle armonie che probabilmente potevano essere prima di noi e saranno dopo di noi. Quindi quelle risonanze armoniche fondamentali, immutabili, cioè che come appunto suggerisce la poetica dell'opera stessa, esistono prima di noi e a noi sopravviveranno. Quindi forse anche rispolverando qualche ricordo delle mie poche letture dei classici, e quindi il concetto della musica delle stelle, questa musica che non poteva essere ascoltata, ma poteva essere solo contemplata. Ora, evidentemente, io non sono sicuro di essere riuscito nell'intento, però un cercatore, insomma, una persona che cerca, un musicista, un artista che cerca, va in una direzione, probabilmente non troverà quello che si è prefisso di cercare, appunto, però sicuramente dei frammenti durante il percorso in questa ricerca, che è una ricerca appunto è sentita e desiderata e agognata, sicuramente credo che qualche frammento di questa chiamiamola eternità probabilmente ci è andata a finire in questa musica, quelle appunto quelle risonanze fondamentali. Sappiamo che è una corda che vibra, ha delle leggi che sono immutabili, e quindi probabilmente anche sicuramente anche il canto di una balena quando ha un suono che è spesso e volentieri anche costante, a volte abbastanza intonabile, che hanno dei rapporti armonici, dei rapporti appunto di emissione di frequenze che sono sempre molto immutabili. Quindi ecco, probabilmente ci sono delle teorie che dicono che anche il mondo sia stato creato con l'universo, sia stato creato con il suono. Ma se ti sei mosso, se ti sei mosso su questi presupposti, io penso che la cosa sia stata perfetta, perché era la maniera più intelligente per entrare in contatto con un'opera che si muove attraverso simboli, per richiami, per quindi penso che sia stata la maniera più umana, più onesta per entrare in quest'opera.
Sì, non ho utilizzato strumenti di nessuno strumento elettronico, ho usato solo il violino e il violoncello, quindi utilizzando degli strumenti risonanti corde, antichi al loro tempo sicuramente, non abbastanza, ma comunque degli strumenti che mi consentissero un contatto diretto col suono, una costruzione del suono, per riportarmi e riportare anche poi chi ascolta possibilmente in quella che è la mia la possibilità che auspico di portarci a qualcosa che detto, potesse venire lontano e potessi anche andare lontano del tempo. Lo so, è un discorso probabilmente presuntuoso, perché non possiamo assolutamente essere, non posso essere assolutamente certo che questa cosa sia accaduta, ma di certo in quella direzione io sono andato e mi sono mosso, e in quella direzione io ho cercato. E io che ti conosco sono certo che il risultato sia stato eccellente, ottimo. Fra l'altro lo condivido con Francesco Arena, questo giudizio, che alla fine insomma è l'autore dell'opera. Perfetto Davide, ti saluto, io chiudo la trasmissione con te, sono stato contentissimo di averti chiamato e questo tuo piccolo racconto penso che ci abbia aiutato a capire, perché poi è uno dei problemi della musica, spesso rimane chiusa in una gabbia, e invece questo è il tipico esempio. Io tratto di musica e cinema in questa trasmissione, e del rapporto della musica con altro, non un rapporto didascalico, non i tappeti sonori che oramai trovi anche negli ascensori, no? Come disse Amiri Baracas, il jazz sta diventando per la sua natura standardizzata musica d'ascensore. No, c'è un modo per dare alla musica una spinta in più, no? Una forza che poi possa ritornare per davvero a chi l'ascolta. Ti ringrazio tanto e ti abbraccio e ci sentiamo a presto. Io... grazie, un saluto a tutti. Ciao Davide. Ciao Gianluigi. Io chiudo la trasmissione, niente, spero di non aver, insomma, me lo sono posto sin dall'inizio l'obiettivo di non avere nessun punto di riferimento, per cui stasera vi ascolterete roba che viaggia dall'Ottocento sino ai giorni nostri, passando per mille stili e mille cose diverse. Era questo il presupposto del mio impegno in questa trasmissione, e così va avanti, non c'è una barra, non c'è un timone che ci deve condurre da qualche parte, per cui è questa. Vi lascio, questa è Radio Kismet Opera, lo sapete, è una radio che trovate online quando volete, le trasmissioni le potete scaricare come e quando volete. Io sono Gianluigi Trevisi e la trasmissione si chiama Sedizioni perché era una cosa che mi piaceva molto di Arondhati Roy e l'ho chiamata così. Vi auguro un periodo felice, sta arrivando l'estate per fortuna. Un abbraccio. Thank you.
Thank you.
Sedizioni, sedizioni. Siete l'ascolto di Sedizioni, Gianluigi Trevisi, Sedizioni. Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Sono 40 anni che ti voglio dire ma vaffanculo.